Cioè, amiche e amici, ti piace un uomo e vuoi creargli un senso di dipendenza da te. Come puoi fare? Beh, è abbastanza semplice, devi diventare, tra virgolette, indispensabile. E per diventare indispensabile devi andare a creare una sorta di ragnatela in modo tale da colpire tutte le sue istanze, le istanze delle persone, che fondamentalmente sono quattro, sono l'istanza logico-razionale, l'istanza emozionale, l'istanza istintuale e anche tutti i meccanismi di difesa che servono a proteggere le persone dalla grande emotività fondamentalmente. E quindi su un piano logico-razionale devi presentarti come la donna giusta per lui. La donna giusta per lui è quella che rispecchia i suoi valori. È ovvio che in alcuni casi può essere difficile farlo, non è detto che funzioni sempre su un piano logico. Ad esempio, se lui, la donna giusta per lui è una donna che può dargli un figlio e tu sei in un'età per cui non è più possibile avere un figlio, diventa complicato. Oppure se lui vuole una donna senza figli e tu hai dei figli, anche qua diventa complicato. Però diciamo che puoi agire. Non esiste il tutto o il niente, puoi agire su quelle parti che puoi gestire, ad esempio, che ne so, il ricalco dei valori, avere i suoi valori, le sue credenze, insomma, andare a ricalcare tante situazioni che magari non riescono a coinvolgere la parte logica al 100%, ma una buona percentuale. Poi devi soddisfare la parte emotiva. La parte emotiva significa andare a soddisfare, diciamo, le sue emozioni. Anche qua, come ho spiegato in altri video, bisogna capire quelle che sono le esigenze emotive attraverso il dialogo con la persona e l'osservazione delle sue risposte, soprattutto non verbali, per cogliere le sue esigenze emotive e proporti non come una che le soddisfa, ma come una che potrebbe soddisfarle, perché l'esigenza emotiva richiede sempre di essere amplificata. Devi poi soddisfare le sue esigenze istintive. L'esigenza istintiva risponde prevalentemente alla sessualità, quindi anche qua devi presentarti, diciamo, da un punto di vista fisico, come una donna molto sensuale, non volgare, perché se subentra la volgarità, diciamo, ti squalifica, intervengono pesantemente i meccanismi di difesa, perché l'altro punto, sono proprio i meccanismi di difesa che invece tendono a proteggerti, per cui un meccanismo di difesa è quello di squalifica. Una donna eccessivamente scosciata, eccessivamente popputa, scollata, certo che genera attrazione sessuale, ma il meccanismo di difesa mette l'etichetta mignotta e non la prende in considerazione per una relazione a lungo termine. Quindi i meccanismi di difesa sono tutte quelle istanze, diciamo, che cercano di proteggere, devi evitare di andare a scontrare, quindi il meccanismo di difesa rappresenta un po' la coscienza morale della persona, quindi devi mettere in atto una comunicazione, un abbigliamento che rientri dentro la sua coscienza morale. E quindi, diciamo, se riesci a fare tutto questo, ovviamente non è detto che tu riesci a farlo o debba farlo per forza al 100% su tutti i fronti, ma se riesci a colmare in una buona percentuale, diciamo, ognuno di questi serbatoi, automaticamente avrai creato dipendenza. Lui sentirà il bisogno di te, fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao!